Evitate in questo FIFA di usare giocatori fuori ruolo, controllate sempre che posizioni possono occupare e regolatevi di conseguenza. Adattando un giocatore in un ruolo non suo non renderà al massimo e potrebbe rovinare il gioco corale di tutta la squadra. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della carriera allenatore. Ragazzi, ecco, una piccola premessa, ho una tosse che non si capisce, sto registrando con la febbre. Però ci tenevo comunque a portare avanti la carriera, a portarvi l'episodio, quindi sto un po' così così, però parlerò poco piano e tutto il resto, però voglio comunque portarvi la carriera. Allora ragazzi, vedendo l'obiettivo, praticamente ho visto che i giocatori che dobbiamo comprare li dobbiamo prendere non per forza dal vivaio. Questo perché ragazzi? Perché vedete, uno su due è già stato completato, quindi il centrocampista che abbiamo preso in teoria comunque va bene. Detto questo ragazzi, abbiamo la finale contro il Lugano che me la andrei a simulare perché non sono proprio in condizioni di giocare ragazzi, purtroppo veramente ho fatto la formazione ma non posso mettermi lì a giocare, concentrarmi, perché vi giuro, lo state vedendo voi stessi. Andiamo in vantaggio con White. Maledetta tosse. Speriamo possa finire bene. Questo sarà un episodio all'insegna della tosse e del parlare piano. Purtroppo siamo 2-1, siamo sotto. Vabbè, alla fine, ragazzi, è comunque una finale. Peccato, eravamo in vantaggio, mi sa che finirà così. No, 2-2, attenzione, vediamo. Abbiamo perso i rigori 5-4. Vabbè, dai, ci può stare, tanto i nostri soldini comunque li prendiamo. Allora, ragazzi, facciamoci gli allenamenti, sperando che il nostro Ronan possa già salire di un overall. Perlomeno spero. No, però siamo lì lì. Bravo Ronan, bravo Hamilton, bravo Taft. Quindi direi bene, 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 bene. Allora, andiamo a vedere in ufficio. Offerta trasferimento per chi? Per Hakem. Un anno. Perfetto, perfetto. Lo volevo mandare in prestito perché abbiamo troppi attaccanti, ragazzi. Quindi lo mando in prestito. Poi, ok, ottimo rendimento. Ci ringraziano. Giocatore in prestito. Perfetto, ragazzi. Allora, io mi vado a prendere uno dei centrocampisti che abbiamo in trattativa. Li ho visionati un po' tutti, a lungo diciamo. Quello che più mi ha convinto fra Pattison e Charles, io direi di prendere Charles Cook perché l'ho visto un po' più completo, con un buon margine di crescita, quindi ragazzi mi porto lui a casa. Abbiamo ancora 1,5 milioni, quindi il grande colpo possiamo ancora farlo. Rifiuto Pattison perché sennò abbiamo troppi giocatori. Allora andiamo a vedere, nuovo giocatore in arrivo. Perfetto. Ok, ho chiuso l'obiettivo del settore giovanile, perfetto, quindi come vi dicevo non dovevamo prenderlo per forza dalla primavera, ma va benissimo così, quindi andiamocelo a vedere in rosa. Dov'è? Eccolo qui, un 56, ma sapete che i colpetti possono essere anche bassi di overall, ma crescono in fretta e sono veramente devastanti da quello che abbiamo potuto notare. Allora, vediamo, ora abbiamo un bel centrocampo, devo dire veramente un bel centrocampo. C'è ancora da lavorare un pochettino. Andiamo a vedere quando inizia il campionato, ragazzi, per farci un'idea per come gestire il nostro mercato. Allora, abbiamo qui tanto calciomercato, poi inizia subito, subito, cioè il 6 agosto già inizia il campionato, ragazzi. Quindi veramente inizia velocissimamente, poi c'è la coppa. Perfetto, perfetto. Quindi ora proviamo a fare un po' di mercato. Ho mandato i miei osservatori e questo sarà un episodio più per vedere la squadra, ragazzi, perché è importante vedere dove intervenire e come muoverci. Quindi andiamo sull'inforosa. Mettiamo in ordine. Allora, il portiere abbiamo detto che tutto sommato ci siamo. Poi vediamo. Guardate Taft, ragazzi, è già cresciuto di 2. Tanta roba, tanta roba. Anche Hawkins, quindi sono contento. Vediamo se qualcun altro è cresciuto.
Dai, qualcosa si muove. Difensore centrale favoloso, veramente favoloso. Non pavoloso, ma favoloso. Allora, io ragazzi vorrei ora impostare un po' la rete mercato globale. Vorrei agire magari su un esterno, un top player come esterno, perché non centrocampista, ala, perché potrebbe sicuramente servirci. Qui mettiamo qualcosa di già un po' più pronta, poi sapete che li vado a cercare io alla fine, però proviamo un esterno e poi un terzino sinistro, è quello che potrebbe interessarmi. Qui ovviamente sempre andiamo sui giovani perché ci conviene, visto che abbiamo obiettivi comunque da centrale. Andiamocela a vedere gli obiettivi, ragazzi. Ecco, uno già centrato, come sapete. La crescita, qui ingaggio almeno due giocatori. Perfetto. Dobbiamo prendere un difensore dal vivaio. Appena arriva, diciamo, il rapporto osservatori, quindi direi di avanzare un pochettino. Contratto rifiutato Sadebe, va bene, rifiutato, quindi più di tanto non ci interessa. Wimans offerta accettata. Sono indeciso, ragazzi. Allora andiamo a vedere quanti centrocampisti abbiamo. Giocando a 3 comunque abbiamo bisogno di un po' di centrocampisti. Allora vediamo quanti ne abbiamo. Abbiamo, vabbè, Maguire, 32 anni, però come CDC. Poi abbiamo Ronald, Biron, Charles e basta. Quindi, ragazzi, andiamo a prendere questo centrocampista perché ci serve veramente, perché se no può succedere di tutto, infortuni e cose del genere. Quindi, comunque, per Wimans mi è sempre piaciuto come giocatore, volevo prenderlo. Prende poco di stipendio, quindi portiamocelo a casa, tanto abbiamo ancora 9.000 di ingaggi e 1.300.000, che non è poco in questa categoria. Quindi nuovo giocatore in arrivo. Andiamocelo a vedere. Andiamocelo a vedere nella rosa. Sarà anche lui, penso, un 56-57. Vediamo. 55. Lui parte da una base molto più bassa, però guardate che belle caratteristiche che può avere in crescita. Può fare anche il terzino sinistro. Questo non lo sapevo, quindi mi va alla grandissima. Perfetto, perfetto, perfetto. Non pensavo potesse fare anche il terzino, quindi alla grande, alla grandissima. Allora, perfetto, il centrocampo, vabbè, per ora rimane questo, poi inseriremo tutti i vari giocatori. Diciamo che un'ala d'attacco, un'ala destra potrebbe interessarmi. Questo è quello che stavo pensando, però vediamo. Allora, avanziamo un po' ancora. Mamma mia, ragazzi, sono malissimo. Offerta trasferimento per Shires. 1 anno, va bene. Difensore centrale in prestito. Risparmiamo ingaggio. E lui va a crescere. Vediamo, vediamo, vediamo. Ci serve il rapporto osservatori per prendere un difensore centrale. Qui interrompo per fare gli allenamenti, ragazzi. Benin è salito alla grande. Perfetto. Vediamo, 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 vediamo se sale qualcuno. Ronan e Hawkins. 1,63, 1,57 e 1,59. Alla grande, ragazzi, alla grande, perfetto. Allora, avanziamo un po'. Vediamo. Dai, fatemi arrivare il rapporto primavera, maledizione. Offerta trasferimento Arcane, 300.000 euro. Ragazzi, sapete che vi dico? Faccio una controfferta perché a categorie basse comunque non possiamo chiedere tantissimo in più. Di 350.000 Arcane lo darei semplicemente perché abbiamo tanti attaccanti e possiamo fare budget per lavorare poi sugli altri giocatori che voglio prendere. Allora, sono arrivati i rapporti. Allora, ci sono già alcuni giocatori che mi piacciono, tipo questo Doua è veramente forte, ragazzi, è veramente veramente forte. Questo esterno sinistro può fare anche l'esterno destro. Chiediamo informazioni. Poi Arboleda, raga, non so se lo conoscete, questo è forte, però vorrei qualcosa di un po' più pronto, tipo un Valencia, Emerson Valencia.
però non è molto veloce. Musonda chiedono tanto, veramente tanto. Chiediamo informazioni, ma chiedono un casino. Erskine, però voglio qualcosa di veloce sulla fascia, come può essere Soto, assolutamente. Poi vediamo se mi hanno cercato qualcuno come terzino sinistro. Allora, abbiamo Balanta, non so se lo conoscete, che non è male, però già 25 anni. Joel Taylor, però in prestito. Anson, quanto chiedono? Cioè, di in prestito, vabbè, chiediamo informazioni. Blanco, troppo, ci mette troppo per crescere, penso. Velasco, Lucumi, però parte basso. Velasco mi piace, però c'ho già 24 anni. No, è basso però. Quindi vediamo un po' che dicono per questi giocatori. Vediamo. Allora, per Soto 2 milioni e 4. Sapevo avrebbero chiesto veramente tanto per questo giocatore. Allora, mettiamo una contropartita. Diciamo che potremmo mettere anche un esterno che magari non utilizziamo granché. Questo sicuramente. Però comunque come alternative vorrei tenermeli alcuni giocatori. Allora, Potter no, vorrei tenerlo. Potrei mettere Shearer se può interessare. Più massimo un milioncino volevo spendere. Questo è veramente un top player Soto, ragazzi. Però non è facile. Anson 250.000. Diciamo che cifra onesta. Vediamo se lo portiamo a casa per 150.000. Non sono sicurissimo, però ci possiamo sicuramente provare. Poi avanziamo un po'. Vediamo che succede. Ok. Odonda non ce lo vogliono dare. Musonda 15 milioni. Era prevedibile, era assolutamente. Mamma quanto prende di stipendio, ragazzi. Vabbè, no. Giocatore che non è nei nostri piani. Assolutamente, facciamo gli allenamenti, però cambierei un po' qualche giocatore. Allora, al posto di Hamilton ci vorrei mettere Whiteman per vedere se cresce. Mettiamolo nei passaggi. Poi Ronan comunque lo lascio sempre. Taft anche perché cresce un sacco. Hawkins è già salito, vorrei far allenare un altro difensore centrale, come può essere Pierce. Sì, Pierce secondo me può crescere, anche se ha 26 anni, ma può crescere. E poi Benin lo sostituirei con il nuovo centrocampista che abbiamo preso, Charles Cook, perché lui alleniamolo nei passaggi, perché voglio farlo crescere, voglio farlo arrivare subito sui 60. Vediamo. Non è andato bene questo allenamento, solo Taft è cresciuto abbastanza, gli altri non molto. Avanziamo un po'. Vediamo 3 mail. Allora, è tornato l'osservatore, già ottimo. Perfetto, ma ce l'andiamo a vedere. Ok, va bene. Osservatore di ritorno, abbiamo visto. Quindi andiamo a vedere un po' la situazione. Trasferimenti, ufficio. Vediamo. Ecco, già praticamente abbiamo fatto anche ingaggio un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di difensore. Quindi ha trovato un difensore. Già abbiamo fatto anche questo obiettivo. Quindi finito la crescita giovani. Fama del brand, vabbè, dobbiamo giocare. Finanze, siamo ancora all'1%. Questo è durissimo, ragazzi. È veramente duro. Qui, vabbè, dobbiamo giocare e via. Però le finanze è durissima. Andiamoci a vedere questo giocatore. Interessantissimo. Benjamin Benitez, potenziale 71-91. Terzino che alla fine ci può servire. Guardate come può crescere: accelerazione molto veloce, elevazione, aggressività. Bel giocatorino, ragazzi. Bel giocatorino. Aspettiamo che arrivi a 16 anni e lo promuoviamo in prima squadra. Direi che è sicuramente ottimo. Quindi avanziamo ancora un pochino. Vediamo, perché poi ci avviciniamo al campionato. Offerta troppo bassa per Soto. Vogliono tanto, veramente tanto, ragazzi. Posso salire a 1.200.000, ma di più non ci arrivo, sinceramente. Offerta trasferimento per Arkane, hanno accettato 350.000. Perfetto. Vediamo se riusciamo a venderlo. Facciamo un po' di budget per la nostra ala d'attacco.
Offerta troppo bassa Enzo. Vabbè, allora lascio perdere, mi prendo il giocatore della primavera. Assolutamente. Avanziamo. Vediamo. Magari, ecco, giocatore venduto, perfetto. Offerta troppo bassa Soto, giocatore venduto, abbiamo preso 240.000 ancora. Allora aumentiamo un po' l'asticella, ragazzi. Io direi di andare su 1,5 milioni per Soto, che sicuramente sarebbe il colpaccio della nostra squadra, però non è semplice. E ora, ragazzi, c'è la partita contro il Luton. Direi di iniziarla per il prossimo episodio, ragazzi, sperando che mi riprenda, sinceramente. Mi scuso per un episodio un po' così così, ma non sto tanto bene. Spero che gli acquisti che abbiamo fatto vi siano piaciuti, gli obiettivi li abbiamo raggiunti, già due. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e con la mia tosse vi saluto. Ciao ragazzi!